Ciao a tutti quanti ragazzi e bentornati su Leggende Pokémon Arceus. Ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua, dove avevamo appena iniziato nello scorso episodio la nostra personalissima avventura nella regione di Sui, ovvero la nostra avventura su Leggende Pokémon Arceus, ovvero appunto la nostra avventura nella regione di Sui, ovvero la Sinnoh del passato. Nello scorso episodio, che era appunto il primo episodio di questa nuovissima serie su Leggende Pokémon Arceus, abbiamo iniziato la nostra avventura. Abbiamo scelto il nostro primo Pokémon, ovvero il nostro starter, ovvero appunto ho scelto Cyndaquil. Per chi non lo sapesse, appunto, la scelta c'era tra Cyndaquil, Oshawott e Rowlet, quindi uno fuoco, uno acqua e uno erba, ma di tre generazioni diverse, ovvero Cyndaquil seconda gen, cioè Yoto, Rowlet settima gen, cioè Alola, e Oshawott quinta gen, cioè Unima. Quindi ho scelto Cyndaquil, non gli ho dato il soprannome perché non so se si possono dare soprannomi. Se si possono dare, per ora non si può fare perché nello scorso episodio non me l'ha fatto fare. Comunque, scorso episodio ci siamo lasciati qua, che eravamo appena entrati nella sala, diciamo, del Team Galassia, possiamo chiamarla così, anche se non so di preciso il nome. Dove nello scorso episodio ci siamo, diciamo, tra virgolette, registrati qua. E adesso in questo episodio dobbiamo andare a fare l'esame per essere ammessi al Team Galassia. Nello scorso episodio la capo squadra ci ha dato anche un borsellino che non mi ricordo a cosa serve. Però comunque, insomma, nello scorso episodio abbiamo fatto parecchie cose. Oggi continueremo qua la nostra avventura nella regione di Sui e andremo a fare l'esame per essere ammessi finalmente al Team Galassia. L'esame consiste nel catturare tre Pokémon nella, se non sbaglio, Landa Ossidiana si chiama. Bisognerà catturare Starly, Bidoof e Shinx. Quindi questi tre Pokémon, tornare qua, dirlo alla caposquadra, abbiamo superato l'esame e saremo del Team Galassia. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di uscire. Prima di iniziare, come sempre, però, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, che è gratis e a voi non costa niente, a me fate un grandissimo favore. Poi se volete che cambiate idea, insomma, potete sempre cambiare idea, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina su tutte per non perdervi nessun nuovissimo episodio, che uscirà circa un episodio al giorno, a volte anche due se ho tempo, qui sul canale di Legione Pokémon Arceus. E tra l'altro, ragazzi, ho deciso di caricarvi, quando riesco, tipo oggi molto probabilmente sarà così, un episodio di Legione Pokémon Arceus e un episodio di Pokémon Diamante Lucente, quindi uno e uno al giorno, in modo così che riesco a finire Diamante Lucente e poi ci dedicheremo completamente a Legende Pokémon Arceus, che comunque è un gioco Pokémon non molto lungo, infatti forse addirittura li finirò insieme. Quindi vi ricordo che questo penato nella scheda trovate anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua sulla mia serie di Legende Pokémon Arceus. Trovate questo penato nella scheda anche lo scorso episodio, ovvero il primo, nel caso non l'avete visto oppure lo volete recuperare. E vi ricordo, se questo episodio alla fine vi è piaciuto, mi raccomando, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel like. Quindi adesso dobbiamo recarci qua giù in fondo, dove c'è appunto il segnalino bianco, perché appunto ci sta aspettando Luce. O almeno sì, è Luce, ok. Ovvero la nostra, diciamo, amica, tra virgolette, che sarà la nostra compagna di avventure, ovvero una specie di, non il rivale, ma di amica, insomma. Che abbigliamento bizzarro, devi essere un soggetto interessante. Io sono Ethelo, un semplice mercante della ditta Kingo. Ho sentito le dicerie sul tuo conto, dicono che tu sia caduto dal cielo. Perdonami, ma vista la mia posizione non posso fare a meno di impicciarmi. Cosa vedono i miei occhi? Hai persino un Pokémon al tuo fianco, davvero affascinante. Valutare individui, eventi e oggetti peculiari fa parte della natura di noi mercanti. Che ne dici? Ti andrebbe di mettere alla prova le nostre capacità con i Pokémon? Va bene. Mi garbi sempre più. Sei davvero un soggetto interessante. Mi è giunta voce del tuo esame, lascia che ti dia una dritta. Se i PS del tuo Pokémon scendono a zero, perderai la sfida, tienilo a mente. Bene, allora diamo il via alla lotta. Vedila come un modo per darti la spinta. La lotta contro di lui, mi sa, sì. Parte la sfida di Ethelo, di Takingo. Con un Pokémon. Che è Togepi. Ok, tipo normale, folletto. E noi mandiamo in campo il nostro Cyndaquil. Bang, vai. Cyndaquil livello 5, inizio lotta. Allora, mosse, vai. Ah, ha soltanto attacco rapido per ora Cyndaquil. Vai, attacco rapido. Togepi livello 5 e il nostro Cyndaquil anche.
Vai, ancora attacco rapido. Attacco rapido, bang. Vita gialla per Togepi, quasi rossa. Ci fa azione. E un po' ci toglie. Attacco rapido, vai. Bang. E abbiamo sconfitto questo mercante e il suo Togepi. Perfetto, prima lotta di questo gioco vinta. Fine lotta, bene. Vediamo un po'. Le mosse dei Pokémon e gli strumenti, usali con maestria e ti si aprirà un mondo di possibilità. Ok. E sin da qui il sale anche a livello 6 ed impara anche una nuova mossa, bene. Far lottare i Pokémon è un ottimo svago, la lotta aiuta i Pokémon a crescere e la crescita gli consente di imparare mosse sempre più potenti. Le mosse dei Pokémon. A volte salendo di livello i Pokémon imparano nuove mosse. Puoi cambiare le mosse da usare nella lotta tramite l'opzione gestisci mosse accessibile selezionando un Pokémon nel borsello. Ok, ecco, adesso abbiamo scoperto a cosa serve il borsello che ci ha dato la caposquadra. Peccato, no, che non ci siano molte persone che possono vantare di avere un Pokémon al loro fianco. Eh sì, che usare le Pokéball non è così complesso. In ogni caso, vediamo di rimettere in sesto i nostri piccoli amici. Ok, ci ha curato anche Cyndaquil. Meglio di così, ragazzi. Ecco, accetta queste pozioni in segno di ringraziamento, mio caro amico caduto dal cielo. E ci ha regalato 5 pozioni. Pozione. Pomata per le ferite. Restituisce 60 PS a un Pokémon. Come 60? Non erano 20, mi pare, 30? A quanto pare in questo gioco le pozioni fanno di più. Bene. Meglio. Usale sul tuo Pokémon nel caso in cui perda le forze. Per quanto riguarda l'esame hai tutto il mio sostegno. Del resto più aumentano i membri del Team Galassia, più crescono le fila dei miei clienti. Le file forse, no, le fila. Ok, se n'è andato. E adesso qua ragazzi c'è Luce. Incredibile. Non solo sei catturato i Pokémon, ma sei persino in grado di lottare insieme a loro. Direi che possiamo avviarci verso la Landa Ossidiana. Prima di lasciare il villaggio Giubilo, ricordati di scegliere la destinazione sulla mappa. Sarebbe anche una buona idea avvisare Salvo il guardiano. Così facendo potremmo inviare dei soccorsi in caso tu venga assalito dai Pokémon e svenga. Ok. Attraversata la porta principale, il tuo esame avrà inizio. Adesso dobbiamo andare, ragazzi, a parlare con lui. Perché almeno, intanto, adesso dobbiamo uscire dal villaggio Giubilo passando per la porta principale e bisogna andare, e dobbiamo andare alla Landa Ossidiana. Prima però parliamo con lui, così se moriamo, almeno, da quello che ho capito, ci fa respawnare nel villaggio. Immagino tu sia Materi, che mi hanno messo al corrente di tutto. L'esame di ammissione si svolgerà all'esterno del villaggio. Mi raccomando, fai attenzione. Esci da... Dobbiamo mettere il punto di dove dobbiamo andare, quindi... Vuoi andare alla base della Landa? Sì. Dobbiamo mettere il punto dove bisogna andare, almeno così, da quello che ho capito, se moriamo ci vengono a prendere e ci fanno respawnare al villaggio. Ok. Ed eccoci qua. Nella Landa Ossidiana. Siamo ufficialmente usciti dal villaggio. Il luogo in cui ci troviamo ora è il campo base. Puoi considerarlo l'ultima oasi sicura. Ti ricordo il tuo obiettivo. Devi catturare un Bidoof, uno Starly e uno Shinx. Ok, tutto chiaro? Bene, procediamo. Professore, c'è qualcosa che non va? Ah, ecco, ripensavo a quanto dettomi dalla caposquadra. Che sia chiaro, se dovesse succedere qualcosa, ragazzo, mi aspetto che lei si assuma le sue responsabilità. La caposquadra Selina è estremamente severa. Detto ciò, professore, non credo che la sua presenza possa fare una gran differenza. Ma non sarà necessario che io faccia nulla. A Matrix basterà fare affidamento sul suo indiscutibile talento. Beh, che dire, è un onore. È un onere? Vabbè, è un onore, non differente. Poco male, sono convinta che non avrei grosse difficoltà a Matrix. Diamo inizio all'esame. Ok. Iniziamo l'esame, quindi. Cattura Bidoof, il primo Pokémon necessario per superare l'esame di ammissione. Dobbiamo andare quindi il primo Pokémon da prendere è Bidoof. Però dobbiamo andare prima da Luce, ok. Eccoci qua. Questo è il Colle Ambizione, dove vivono i Pokémon che devi catturare per passare l'esame. Qui i Pokémon, ragazzi, in questo gioco sono visti come degli animali che fanno male. Landa Ossidiana. Ok. Scritto anche in giapponese. Oh, guarda, un Bidoof. Che ne dici di catturarlo? Bidoof.
L'aspetto più importante della cattura è mirare con cura, anche se immagino tu lo sappia già. Lascia che ti dia qualche informazione sullo stesso. Fissare lo sguardo. Quando si avvicina a un Pokémon selvatico, puoi tenere premuto il pulsante ZL per fissare lo sguardo su di lui. Ciò ti permette di non perdere di vista il bersaglio, aiutandoti a prendere la mira e schivare gli attacchi. Bidoof è un Pokémon dell'indole pacata, per cui non dovrebbe fuggire in tua presenza. Indole, non so come si lega, ma credo è indole. Bidoof, vieni qua! Preso Bidoof. Vediamo se entra. Yes, Bidoof è entrato, ottimo. Perfetto. Sei riuscito a catturare Bidoof. Bene, occupiamoci del prossimo Pokémon. Per fortuna, ragazzi, c'è lei che ci fa guida. Almeno ci fa vedere dove sono anche i Pokémon. Ah, Bidoof a quanto pare aveva con sé una bacca arancia, molto probabilmente. Quindi abbiamo anche la bacca adesso. Adesso vediamo cosa ci dice Luce. Ah, ecco qua, ragazzi, c'è Starly. Ecco Starly, il prossimo obiettivo. Quei piccoletti sono un po' paurosi, per cui fuggono all'istante. Spero non volando, sennò non lo prendo più. Ma se ti accovacci non dovresti avere problemi. Dovresti riuscire ad avvicinarti senza essere avvistato. Per accovacciarmi come si faceva? Ah, ecco. Accovacciarsi. Premi il pulsante B per accovacciarti. Premilo di nuovo per rialzarti. Accovacciarsi nell'erba alta riduce la probabilità di essere notati dai Pokémon selvatici. Quindi, adesso che abbiamo capito come accovacciarci, dobbiamo accovacciarci, andare nell'erba, appunto, e catturare Starly. Che si trova, appunto, laggiù, quindi. Vieni qua. Vai. Peccato si è mosso. Ragazzi, ma come fa a non prenderlo? Vai. Bang! Oh, finalmente. Scusate ragazzi se ero zitto, ma era perché volevo prendere bene la mira perché ho sprecato già tipo 4 Pokéball. Anche Starly è stato catturato. Ce ne resta solo uno. Ovvero Shinx. Che non ho idea se sia il più difficile da catturare visto che l'hanno lasciato per ultimo, però ok. Vediamo un po'. Starly, ragazzi, aveva un'altra bacca. Ah, che sbadata. Come tuo mentone. No, come tuo mentore, ho l'incarico di spiegarti una cosa. Nello specifico, come lanciare la Partner Ball. Chiamiamo così le Pokéball che contengono i nostri compagni d'avventura. Ecco quanto mi ha insegnato la caposquadra. Per lanciare un Pokémon dopo aver lanciato uno strumento, premi X. Se vuoi lanciare uno strumento dopo aver lanciato un Pokémon, premi sempre X. Ecco qui, semplice, no? Nel dubbio ricorda, per cambiare cosa per cambiare cosa da lanciare, basta che tu prema X. Prova a lanciare un Pokémon verso piante o rocce. Vedrai che raccoglierà bacchi e altri strumenti per tuo conto. Adesso tocca al tuo compagno dimostrare quanto vale. Forza, l'ultimo ostacolo da superare sarà la cattura di uno Shinx. Ok. No, aspettate, come si fa? Ecco. Oh, bacca arancia mi ha dato, va bene. Dobbiamo, ragazzi, cercare lo Shinx, che a quanto pare si trova qui vicino, visto che qua c'è luce. Molto probabilmente, ecco. Infatti, ecco uno Shinx. C'è Shinx. Questo mi sa, ragazzi, che è Pokémon più forte. Riesce ad avvertire quanto sia d'indole aggressività? Più o meno, ok. Comunque ragazzi, Shinx molto probabilmente è il Pokémon da catturare dei tre più, a quanto pare, forte. Comunque, insomma, ecco perché l'hanno lasciato per ultimo. Sei davvero in gamba? Lo devo fissare, io devo fissare un Pokémon con attenzione prima di capirne l'indole. I Pokémon aggressivi sono particolarmente irrequieti, per cui respingono le Pokéball. Ragazzi, riprendiamo da qua. Ottenere qua ci fanno, ti dicono come. Da questa cosa si può capire a quanto pare come se il Pokémon è facile da catturare o no. Fissando lo sguardo su di un Pokémon con il pulsante ZL puoi controllare quanto è facile catturarlo. Più sono le freccine visualizzate, più facile è la cattura. Ah, ok, va bene.
I Pokémon ostili nei confronti degli esseri umani sono contrassegnati da un simbolo a forma di croce. I Pokémon con questo simbolo possono essere catturati solo tramite lotta. Quindi Shinx di sicuro sarà uno di questi. Ed è qui che entro in gioco io. Condividerò con te una piccola perla di saggezza. La chiave è indurli a lottare. Se gli lanci una Pokéball nel corso di una lotta, riuscirai a catturarli. Hai con te le Partner Ball a cui ho accennato poco fa, giusto? Quelle contenenti dei Pokémon. Prova a lanciarne una nelle vicinanze del Pokémon che vuoi catturare. Hai già dimostrato di essere in grado di lottare, quindi sono sicuro che te la caverai alla grande. Lottare contro i Pokémon selvatici. Per iniziare una lotta con un Pokémon selvatico, lanciagli contro una Partner Ball, ossia una Pokéball che contiene un Pokémon. Se noti che stai per lanciare uno strumento, premi il pulsante X per passare alla sezione dei Pokémon. Ok. Shinx è laggiù. Ci ha già visto. Vai. Lotta contro Shinx, ragazzi, vai. Mosse. Attacco rapido. Ok, non è fortissimo. Attacco rapido anche di Shinx. Facciamo un altro attacco rapido e poi lo catturiamo. Shinx sguarda attorno. Vuoi lanciare una Pokéball? Sì. Vai ragazzi, lanciamo la Pokéball su Shinx, visto che è quasi vita rossa, altrimenti con un'altra mossa lo butto giù, se no. E abbiamo catturato Shinx. Preso, Shinx è stato catturato. Ottimo. Abbiamo completato l'esame e adesso siamo ufficialmente dei membri del Team Galassia, come Luce. Si avvicina ai Pokémon senza timore e dimostra di saperli catturare con maestria. A quanto pare dal cielo cadono grandi talenti. Oppure semplicemente siete voi scarsi. con il tuo supporto potremmo davvero farcela. Sto parlando delle missioni della squadra di ricerca, completare il Pokédex. Mi chiedo quale sia la ragione per cui tu sia giunto per qui cadendo dal cielo. Ma per ora pensiamo a tornare al villaggio. Ok, prova superata, anzi esame superato. Adesso torniamo ragazzi al villaggio e dopodiché siamo ufficialmente diventati dei membri del Team Galassia. Che avevo detto io? La mia fiducia nelle tue capacità si è rivelata più che fondata. Matrix, congratulazioni. Hai appena compiuto il primo passo necessario per incontrare tutti i Pokémon. Scattiamo una foto ricordo. Ok. Però magari no con gli occhi chiusi la foto ricordo però. Considerando il talento di Matrix, direi che c'era da aspettarsi un risultato simile. Non ci resta che fare il rapporto alla caposcuola Selina. Orsù, rientriamo al villaggio Giubilo. Ok, torniamo ragazzi al villaggio Giubilo e andiamo a fare il rapporto alla caposquadra del Team Galassia, ovvero la caposquadra Selina, dicendo e dobbiamo dirgli che appunto abbiamo superato l'esame e catturato Shinx, Starly e Bidoof, ovvero i tre Pokémon necessari per superare l'esame. Quindi... quando verrà il momento potrai affidare al pascolo del villaggio i Pokémon che hai catturato. Quando parti per una ricerca ne puoi portare con te al massimo 6. Beh, non che qualcuno ne abbia mai catturati così tanti. Sì, sì, certo. Sarò io infatti il prossimo. Orsù, miei giovani, andiamo a fare il rapporto. Anche la caposquadra sarà lieta di sentire l'esito dell'esame, ne sono certa. Va bene. Dobbiamo andare a quanto pare dove eravamo andati prima, quindi vai. Riferisce alla caposquadra Selina all'esito del tuo esame di ammissione, ok. Allora direi di tornare dove siamo andati prima. Quindi dov'è che dovevamo andare, ragazzi? Ecco di qua, infatti, ricordavo. Dobbiamo, ragazzi, andare da questa parte. Vai. Entriamo dentro. Ok. Ed eccoci qui, andiamo subitissimo dalla caposquadra Selina. Arrivo. Vai. Vediamo un po' cosa ci dice. Sembra che tu sia scampato a una vita, allo sbando e una morte sicura. Sono stata informata dei risultati. Le mie congratulazioni, sei promosso, puoi tenere il borsello. Sono sollevata. Ho deciso di sottoporti a un duro esame per via delle tue oscure origini, ma tu l'hai superato. Prendi la divisa ufficiale della squadra di ricerca. Ok. Hai ottenuto la divisa squadra di ricerca e i calzari squadra di ricerca. Vai all'alloggio di ieri e cambiati. Poi dirigiti subito all'ufficio del direttore. Lo trovi al secondo piano.
Renditi presentabile e porgi i tuoi saluti al direttore. Questa è la tua prima missione. Quindi ragazzi, adesso dobbiamo andarci a cambiare. Quindi direi di seguire il segnalino che ci porta fuori da qua, per appunto andare nel camerino, diciamo. Ora se mi fa uscire, ok. Andiamo nel camerino, ci cambiamo, ci mettiamo finalmente i vestiti la divisa appunto del Team Galassia, visto che da ora in poi faremo parte anche noi del Team Galassia, visto che abbiamo superato l'esame. E poi andiamo a parlare con il direttore. Poi molto probabilmente questo episodio giungerà al termine. Quindi entriamo, diciamo, nella nostra casa, andiamo a cambiarci i vestiti e poi usciamo. Eccoci qua, vai, allora. Cambiarsi, vai. Vuoi cambiarti? Sì. Indossa la divisa squadra di ricerca e calzare squadra di ricerca. Allora. Divisa squadra di ricerca. E calzare squadra di ricerca. Perfetto. Va bene questo look? Certo. Benissimo. Adesso ragazzi abbiamo finalmente anche noi la nostra divisa da membri del Team Galassia. Ha indossato la divisa squadra di ricerca. Perfetto. Adesso possiamo andare a parlare con il direttore, visto che siamo presentabili, più presentabili insomma. Diciamo che prima avevamo dei vestiti normali, ovvero un paio di ciabatte, dei pantaloncini corti, una maglia a maniche corte e basta. Adesso siamo più presentabili, anche se non abbiamo il cappello, cosa che io volevo, pensavo c'era, ma a quanto pare non c'è, oppure lo andremo a ottenere più avanti con la storia. La divisa ufficiale della squadra di ricerca ti calza a pennello. Sembra quasi che la caposquadra l'abbia fatta preparare apposta per te. Vedo che ti sei cambiato, d'ora in avanti sei libero di usare quella stanza. Prendi anche questo. Cappello? Sì, cappello ragazzi. Abbiamo adesso anche il cappello, così almeno siamo, diciamo, perfetti. Siamo proprio in divisa. Perfetto. E ora vai a salutare il direttore. Ok. Vai al secondo piano della sala del Team Galassia e presentati al direttore. Va bene ragazzi, andiamo subitissimo al secondo piano dal direttore. Tanto ci dovrebbe essere il segnalino. Comunque, il secondo piano è l'ultimo, molto probabilmente, della serie del Team Galassia. Infatti, ecco. Ed ecco qua, ragazzi, il direttore, che ci aspettava già a porte aperte. Bene. Direttore del Team Galassia, o almeno credo. Vediamo un po' cosa da dirci, insomma. Ti aspettavo con ansia. Vediamo un po', ragazzi, se c'è da dire qualcosa di interessante. Il mio nome è Sorwan, sono il direttore del Team Galassia. Ok. Ah, quindi tu sei Matrix. Signor, sì, rispondiamo. Che al suo servizio non mi pare bellissimo come risposta. Ah. Mi hanno informato sul tuo conto. Mi dicono che sei precipitato da uno squarcio spazio-temporale. Ora vediamo quanto vali. Affrontami. Lanciati all'attacco. Dobbiamo... Ya! Hai la scorza dura, devi migliorare nel sumo, ma si vede che hai ottime potenzialità. Pensavo che dovevo affrontare una lotta Pokémon, no, nel sumo, ma a quanto pare non nel sumo, va bene. Molti ti guarderanno con sospetto perché sei precipitato dal cielo. I più superstiziosi potranno persino pensare che porti con te delle sciagole. Tuttavia hai superato l'esame, perciò per quanto bizzarro tu sia, sei il benvenuto qui al villaggio. Dedica tutto te stesso al Team Galassia e al completamento del Pokédex. Ma ricorda, Matrix, i Pokémon sono creature terrificanti, sii sempre prudente. Va bene. Missione, l'esame di ammissione fatto, missione completata, ottimo. Va bene. Quindi, vediamo un po' adesso cosa bisogna fare. Ovviamente, molto probabilmente, quello che ci diranno da fare adesso lo andremo a fare nel prossimo episodio. Quindi, pare che tu abbia impressionato il direttore, sei ufficialmente dei nostri. Ora sei un membro del Team Galassia di rango 0 stelle. Man mano che ti renderai utile alla squadra di ricerca avanzerai di rango. Più farai progressi con il completamento del Pokédex, più aumenterai il tuo rango membro. In altre parole, la strada verso il completamento del Pokédex ti condurrà alla meta suprema, e cioè incontrare tutti i Pokémon della regione. Avrai bisogno anche di questa, è una ricetta per creare strumenti. Abbiamo ottenuto la ricetta delle Pokéball.
Ricetta Pokéball. Ricetta per creare una Pokéball. I materiali necessari sono una bacca ghicocca. Una bacca ghicocca e un ciottolo. Va bene. Eccoti 3.000 Pokédollari. Ti faranno comodo per comprare i materiali. Abbiamo ottenuto anche i soldi, bene, per comprare le cose. Luce, tu sei esperta nella fabbricazione di strumenti. Ti assegno il compito di insegnare a Matrix tutto ciò che sai in materia. Sarà fatto, caposquadra Selina. Dunque, in qualità di esperta nel campo del fai da te, ti spiegherò tutto ciò che devi sapere. I membri del Team Galass fabbricano a mano gli strumenti di cui hanno bisogno per la ricerca. Alcuni sono anche acquistabili, ad esempio all'Emporio, ma sarebbe opportuno cercare di essere autosufficienti. Possiamo anche fabbricare le Pokéball, che sono poi gli strumenti che usiamo più di frequente. Pratico, non trovi? Avanti, andiamo alla bottega. Missione, l'arte del fai da te. Ok ragazzi, la prossima missione sarà iniziare a creare, diciamo, a costruire noi da soli delle Pokéball insieme a Luce. Missione che però molto probabilmente andremo a fare nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, io direi che per questo secondo episodio qua sulle leggende Pokémon Arceus ci possiamo fermare qua. In questo secondo episodio abbiamo fatto l'esame di ammissione, siamo ufficialmente entrati a far parte del Team Galassia. E nel prossimo episodio andremo a fare questa missione, andremo appunto a creare i nostri primi strumenti, tra cui anche le Pokéball, e andremo avanti con la nostra avventura qua nella regione di Sui. Quindi ragazzi, io spero che questo secondo episodio qua sulla Legione Pokémon Arceus vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate anche la campanellina. Tutti quanti i miei social li trovate qua sotto in descrizione. Trovate in descrizione anche il link per acquistare questo gioco, ovvero Legione Pokémon Arceus in versione fisica oppure digitale. Trovate in descrizione anche i miei 3 codici amico per Switch, per 3DS e per Mario Kart Wii. Vi invito a lasciare un bel like a questo episodio se vi è piaciuto. Vi ricordo anche che qua sopra in alto nelle schede trovate anche lo scorso episodio, nel caso o non l'avete visto o lo volete rivedere, e trovate qua sopra in alto nelle schede anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che farò e che ho fatto finora e farò in futuro qua su Leggende Pokémon Arceus. Io ragazzi vi do appuntamento a domani con un nuovissimo episodio sempre qui su Leggende Pokémon Arceus. Noi ragazzi come sempre ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao!